Grazie, eccomi tornata con un nuovo video tag e questo tag si chiama I Love Drugstore. E sono stata taggata da una ragazza che ha un blog molto molto carino che si chiama, se non sbaglio, Pink, non l'ho scritto, Pink Box, e vi lascio il link nell'info box. E questo tag è in collaborazione con un'altra ragazza, anche lei molto carina, che ha un canale YouTube e è aperto davvero da poco, e quindi insomma aiutiamola anche a crescere. E inizio subito, come al solito, ho le domande sul mio telefono. Prima domanda: qual è la marca di cosmetici a basso costo preferita? Ah, senz'altro è la Essence. Comunque, fra tutte quante le marche che uso, è la più economica, la più reperibile abbastanza facilmente, tranne quando vengono presi d'assalto gli stand. E soprattutto le edizioni limitate trovo che siano davvero molto molto carine, soprattutto per il prezzo che hanno. Seconda domanda: qual è il tuo prodotto preferito per viso, guance e labbra? Allora, per viso, il mio prodotto preferito, appunto parlando della Essence, è la terra della Sun Club. E come vedete, ve l'avevo fatto vedere anche nei video dei preferiti, il buco si allarga sempre di più perché la utilizzo praticamente tutti i giorni ed è un effetto naturalissimo e mi piace davvero molto. E come per il viso, per le guance, in generale mi piacciono tutti i blush della Essence. Ma in assoluto il mio preferito, ve l'ho fatto ormai 3000 volte, è il Silky Touch Blush, perché fra tutti, intanto il più economico, io ho questa colorazione che è la 20 Babydoll, ed è questo rosa tenue, ed è praticamente il blush che utilizzo quasi tutti i giorni, perché si abbina benissimo a tutti i trucchi ed è molto molto naturale. Per le labbra, e il mio prodotto preferito è il pastello di Neve Cosmetics Fenicottero, che è questo bellissimo fucsia e completamente opaco. Come vedete è un bel fucsia piano che a me piace tantissimo. E non secca eccessivamente le labbra, parto dal presupposto che io ce l'ho secche di mio, e infatti, oddio. E infatti più delle volte lo tampono sopra con un rossetto o con un balsamo labbra per far sì che non mi si secchino troppo, ma in generale è veramente una matita stupenda. Terza domanda: il prodotto che ti piace meno? Allora, purtroppo non ce n'è solamente uno, e uno ve lo feci già vedere nel video dei blush, ed è questo blush della New York Color, che vi feci vedere, a parte che è mezzo rotto, che non scrive proprio, cioè come vedete non scrive, non è proprio scrivente, non lo so, e quindi questo secondo me è uno dei peggiori prodotti che ho. Il mascara sempre della New York Color, che è lo Sky Rise, anche se ho sentito dire, comunque questo mascara ce l'ho da un bel po' di tempo, ho sentito dire che hanno formulato dei prodotti, tra cui i mascara, ce ne sono alcuni che sono davvero validi, quindi insomma non so nemmeno se questo c'è ancora, onestamente. È questo mascara con uno scovolino basico, semplicissimo, che messo o non messo, almeno sulle mie ciglia, è praticamente la stessa identica cosa. Quindi, poi a me il mascara piace che fa quelle ciglia super fighe, quasi effetto ciglia finte, quindi per me questo è proprio bocciatissimo. E poi un altro prodotto che onestamente non mi piace molto è questa tinta labbra fatta a pennarello, tipo quelle della Kiko, e della Catrice, sì. E si chiama Color Infusion. Questo è il colore Don't Call Me Princess. Che il colore è bellissimo, tra l'altro vedete è proprio fatta così a pennarello, perché è un bellissimo rosa, non molto scrivente ma abbastanza carino. Il problema è che questi pennarelli labbra seccano un po' le labbra, perché comunque sono delle tinte, e io con quelli Kiko mi ci trovo bene perché anche se non ci tampono niente sopra non mi seccano eccessivamente, di solito ci tampono un balsamo labbra. E questo ci posso mettere sopra quello che volete,
Mi si infila tutto nelle pieghette delle labbra e me le secca in modo tremendo, infatti non lo uso quasi mai. Poi, quarta domanda. Quale cosmetico considero il migliore affare? Allora, io il migliore affare lo considero questa palette della Moi, perché viene solamente 5 euro. È la palette Pretty Pastels. Vi ho promesso da un po' un trucco su questa palette, giuro che lo farò. Ed è questa palette con questi colori pastello. Come vedete, sono tutti colori molto chiari, ma sono veramente belli, belli, belli. C'è un giallino, un arancio, un violetto, un rosa pesca, un altro tipo di azzurro, un verdino, un marroncino. E sono davvero bellissimi. Per 5 euro sono molto pigmentati, scriventi, duraturi e quindi io l'amo questa palettina. Quinta domanda. Qual è il tuo prodotto preferito, ma che è poco conosciuto e svalutato? Allora, secondo me è un prodotto che a me piace tanto, ma non ne sento mai parlare molto. Sono i rossetti della Elf, che sono questi qui, che costano pochissimo. Allora, uno tra l'altro è tipo il mio primo rossetto finito, che come vedete ne rimane questo. Che è un, non ve lo faccio vedere perché è tutto cremosissimo, un rosa ciliegia e un rosso ciliegia, un po' più tendente al rosa. E di questo è cremosissimo e morbidissimo. Questo è il, non so. E mi è piaciuto davvero tanto, insomma, per finire il rossetto ce ne vuole. E quest'altro invece l'ho preso nell'ultimo ordine, è il Sushable, ed è quello che indosso ora, tra l'altro. Che è questo bellissimo rosso e un po', cioè non è un classico rosso, è un rosso un po' particolare perché come vedete ha una punta di fucsia all'interno. Questo è meno cremoso dell'altro, un po' una texture un pochino più secca, ma comunque non va a seccare le labbra, rimane questo colore ripieno e dura veramente veramente tanto per essere un rossetto, insomma, molto molto economico. Mi dispiace che insomma non ne sento parlare tantissimo, non dico che ha la durata dei MAC, ma insomma siamo lì. Poi, sesta domanda, un prodotto da drugstore che reputi troppo caro? Ah, in generale la Pupa mi piace tantissimo, soprattutto le edizioni limitate secondo me sono spettacolari anche a livello di packaging, ma secondo me i costi sono un po' eccessivi, infatti proprio per questo io l'acquisto sempre sempre nell'outlet, perché comunque qui a Roma c'è a Castel Romano l'outlet Pupa e faccio sempre tipo degli affaroni lì dentro. Settima domanda, mostra i drugstore dupe. Io onestamente non penso di avere dupe, o perlomeno non. Boh, forse non mi ci sono mai interessata. Non so se tipo, faccio un esempio: questo rossetto assomiglia a un rossetto famoso della MAC. Non lo so, sinceramente. E ottava domanda: prodotto da drugstore che non merita il successo riscosso. Ma anche qui, onestamente, non saprei. E forse un prodotto per cui fanno davvero troppa pubblicità e che a me non piace per nulla, però comunque è una cosa personale. E sono i mascara Maybelline. Mi ricordo che molto tempo fa ne provai parecchi, ma non mi piace l'effetto che fa un po' con un po' cia, con l'osette. Non lo so, non mi fanno impazzire, preferisco di tirare a lunga altri mascara. E niente ragazzi, questo era il tag, sono stata più veloce del previsto, questa volta non ho parlato troppo. E invito tutte quante voi a farle, come sempre se lo fate sapete che sono curiosa, mi piacciono queste cose di tag, e lasciatemi il link nei commenti, nell'info box, nei commenti, che sicuramente lo andrò a vedere. Ringrazio ancora la ragazza che ha fatto in collaborazione con me questo video e ringrazio anche la ragazza che mi ha taggato e ci vediamo alla prossima, ciao!